diamo inizio a questa giornata dedicata a Luigi Malerba. Si articola, come sapete, in due momenti. Qui, presso il Museo Emilio Greco, ci sarà la presentazione del volume dei Meridiani, che è uscito soltanto da qualche settimana, mentre invece alle 21 in Duomo ci sarà la possibilità di ascoltare un concerto di organo, l'organo monumentale del Duomo d'Orvieto, che è stato restaurato proprio in questi ultimi mesi, un restauro molto lungo che è durato più di 2 anni. Io, come opera del Duomo, mi fa piacere dire 2 parole. E allora riflettevo su un fatto, che questa giornata in fondo si ricollega a diverse altre giornate, e queste altre giornate spiegano questa giornata. E allora io ho pensato a un giorno del 1970, quando Luigi e Anna scelsero di acquistare una casa qui ad Orvieto. È una casa che ha avuto un ruolo importante per Malerba. Leggo proprio veramente 2 considerazioni di Malerba stesso. Una casa con poderi in una zona panoramica, proprio di fronte alla rupe di Orvieto. Una casa di campagna non è necessariamente una casa di vacanza. Le mie vacanze in campagna sono lavorative, scandite dal tempo solare, come il lavoro dei contadini. E poi un'altra osservazione. Io dicevo che 1 metro quadrato di campagna per me è una lettura inesauribile, tra le erbe, gli insetti e il segno delle stagioni. Quindi questo giorno del 1970. Poi passiamo a un'altra giornata, e qui posso essere più preciso, il 5 febbraio del 1974, quando sul Corriere della Sera appare un articolo di Malerba, il caso di Orvieto, come si distrugge una città. A quell'articolo è seguito un filmato che si può vedere ancora su YouTube, fatto per la RAI. Poi c'è un salto, ancora di qualche anno, e arriviamo agli inizi d'aprile, dal 1 al 4 d'aprile del 1976, quando ad Orvieto, proprio per iniziativa della cooperativa scrittori di Malerba, uno dei protagonisti era anche un giovanissimo Paolo Mauri, il convegno Scrittura-Lettura, prospettive per la ricerca letteraria. Questa catena di giornate la ritroviamo nel 1986, quando Malerba si fece promotore di un appello di intellettuali a favore dell'approvazione della legge 545 per la difesa della rupe di Orvieto e del patrimonio storico-artistico della città. Bene, ancora un salto e arriviamo al 1997, quando Malerba fu in prima fila nella battaglia contro la decisione di costruire un inceneritore a pochi chilometri da Orvieto. Quindi ancora una nuova data, il 6 luglio del 2005, e qui è un articolo sulla Repubblica, dove Malerba, schierandosi contro la proposta di realizzare una cava di basalto nella valle di Benano, propose invece di realizzarvi un parco letterario dedicato a Gianni Rodari. Ancora una nuova data, dal 24 al 25 novembre del 2006, quando ad Orvieto si tenne un nuovo convegno, Orvietato Sporgersi, prova di conoscenza del contemporaneo. Era un convegno che doveva ricordare i 30 anni dal convegno precedente. E poi una data immediatamente successiva, un giorno immediatamente successivo, all'8 maggio del 2008, quando, parlando con Anna, gli chiesi dove Malerba aveva deciso di essere sepolto, e mi disse: ha deciso di essere sepolto ad Orvieto. E poi Anna aggiunse: ha deciso così perché mi ha detto che da lassù guarderà Orvieto e cercherà di vedere quello che accade. Nei giorni successivi io sono andato al Camposanto di Orvieto e ho visto la tomba di Malerba, è proprio su in alto, vede tutto benissimo. Allora, no, tanto un piccolo ricordo, come dire, biografico. Io me lo ricordo quel convegno del 1976 ad Orvieto, e mi ricordo anche l'effervescenza proprio che portò nella città. Io ero un giovane studente allora, e devo dire che tra le cose importanti che contribuirono un po' anche a orientare certe preoccupazioni e certi bisogni, diciamo così, che sentivo nella testa. Ma parliamo del Meridiano.
Io penso che mi arrogo questa responsabilità, che Malerba sarebbe stato contento di stare in un meridiano, ma lo dico dal punto di vista proprio della convenzione geografica, nel senso che il meridiano è una convenzione che serve a dare un ordine allo spazio. E pensare che tanti dei romanzi e dei racconti di Malerba stiano dentro un meridiano è un piccolo paradosso, che però ha a che fare profondamente con quello che Malerba ha scritto. Perché se c'è un filo che lui stesso poi confessava nella trasversalità delle cose molto diverse che poi ha scritto, è questa ricerca inesausta di quello che lui chiamava le strutture nel caos. E ora, come mi è capitato di dire altre volte, non bisogna mai fidarsi troppo di quello che gli scrittori dicono su se stessi. Però in questo caso credo che Malerba abbia semplicemente esplicitato una sorta di pulsione profonda che attraversa tutto quello che lui ha scritto. Forse più che fare dei ragionamenti astratti da questo punto di vista, un po' ripercorso anche, come dire, a volte il meridiano ha questa utilità, no? Che in questo malloppo tesoretto di pagine puoi andare random, trovare, ritrovare, e forse conviene prendere come porta d'accesso, insomma, no? Alcune immagini che poi alla fine credo ogni lettore faccia questo esercizio, no? Quando una scrittura è forte gli si depositano delle immagini, le immagini, e queste immagini acquistano anche una forza che magari non necessariamente lo scrittore ha deciso di metterci, ma tu che sei un suo collaboratore, come diceva Umberto Eco qualche anno fa, cerchi in qualche modo di, alla fine, di fare il tuo ruolo, svolgi il tuo ruolo, anche forse per lo scrittore stesso, perché poi specialmente Malerba appartiene a quella categoria di scrittori che instaura un dialogo con chi legge, non manda una lettera semplicemente, poi fate come vi pare, no, la sua scrittura è una provocazione ininterrotta al lettore. Allora, tra le tante immagini, insomma, io ripensavo al fuoco greco, e nel fuoco greco, proprio in una delle prime pagine, c'è un racconto che viene fatto su una sala del triclinio nel palazzo imperiale di Costantino VII Porfirogenito, quindi tutto rispetto naturalmente, e questa sala ha un problema insormontabile: quando le persone vi si riuniscono non si riescono a decifrare i discorsi che si fanno, si accavalcano, si accumulano l'uno sull'altro, per cui ne viene fuori un disordine impressionante, tutti parlano e nessuno capisce nulla. Allora, per farla breve, ovviamente, l'imperatore chiede a dei tecnici di risolvere questo problema. Il primo tentativo va malissimo e quindi gli taglia la testa. Il secondo tentativo è un tentativo piuttosto curioso, perché lui lo affida a dei sapienti persiani, i quali si rinchiudono in questa stanza e, finito il lavoro, richiamano l'imperatore, e la stanza, quando l'imperatore entra, è apparentemente identica a quella che lui aveva lasciato. E ciò lo sorprende molto, dice: ma com'è possibile questa cosa? E allora prova a lanciare delle voci, anzi, le voci più alte non le pronuncia lui, perché forse non appartiene alla dignità di un imperatore quello di mettersi a urlare, e però l'acustica è meravigliosa, è straordinaria. E allora, alla fine, chiede: che cosa avete fatto? E che cosa hanno fatto? Hanno semplicemente disteso dei piccoli, sottilissimi fili di seta fra due colonne. Ora, non voglio forzare con le metafore, perché è sempre rischioso, però a me il lavoro di Malerba sembra proprio questo. Sembra proprio una tessitura di sottili fili di seta messi fra due colonne. Cioè, le colonne poi che cosa sono se non nell'imponenza del senso, della cultura con la C maiuscola, delle opinioni consolidate, eccetera, eccetera, eccetera. E questo filo leggero, invisibile, che si arroga la presunzione di legare le colonne, di tenerle l'una accanto all'altra, ma nella sua leggerezza indefinibile, mi sembra proprio il pregio della sua scrittura.
il pregio della sua scrittura, questo continuo divagare, questo andare sempre di lato rispetto a ciò che ti aspetteresti. In Salto Mortale c'è un protagonista che a un certo punto sta vagando per la campagna e ha una carta dell'Osservatorio Topografico Militare. E a un certo punto si accorge che questa carta topografica dell'Osservatorio Militare non combacia con nulla. Tutte le indicazioni che questa carta dà non corrispondono a niente. Non corrispondono a niente. E allora lui, disorientato, ma fino a un certo punto, conclude che le carte topografiche non servono a niente. Ma poi, paradossalmente, che cosa fa uno scrittore se non costruire carte topografiche? Allora, l'esercizio che io credo che Malerba abbia sempre fatto è quello di costruire delle carte topografiche sue, sapendo che queste carte topografiche erano sempre scollate da qualunque tentativo referenziale, da qualunque fondamento realistico, con però in più, e questo è il grande esercizio di uno scrittore, di dargli un fondamento di realtà, perché il grande esercizio di Malerba è di far sembrare vero ciò che è finto e finto ciò che è vero. Come accade proprio nel Fuoco Greco, dove alla fine ci dice che tutta la storia che ha raccontato è semplicemente tratta da un catalogo delle memorie immaginarie di questo impero e che lui si è semplicemente limitato a farne un resoconto veritiero. Io lo trovo straordinario, no? Trovo che sia un esercizio, non voglio usare la parola moderno perché la parola moderno è abusata e quindi la metto da parte, ma mi sembra che appartiene perfettamente a questa nostra condizione di uomini condannati sempre al dopo. Siamo sempre un po' condannati al dopo e quindi stiamo sempre a guardare un po' le macerie, i resti, i residui, tutto quello che c'è. Ecco, Malerba non è stato un catalogatore di macerie, tutt'altro. Ha fatto però un grandissimo gioco con le strutture letterarie, con tutte le convenzioni che ci si possono mettere dentro, in modi molto diversi, usando il registro narrativo più fluviale e invece la brevità del racconto, quindi muovendosi in dimensioni narrative assolutamente diverse l'una dall'altra, ma sempre con questa pungente e acuminata capacità di mettere in mezzo qualcosa. E mi avvio alla fine perché non voglio rubare il tempo a chi mi seguirà. Mi sono chiesto anche, ma quale avrebbe potuto essere, dal suo punto di vista di scrittore che ha scritto così tanto, che ha ragionato così tanto sulla scrittura, la sua riflessione su tutto quello che aveva scritto? Alla fine nessuno può dircelo, no? Però anche qui, se andiamo a cercare nei suoi libri, specialmente negli ultimi, alcune spie ci sono, no? Nelle pietre volanti, dove forse lui fa una sorta di bilancio attraverso questo personaggio del pittore, non c'è un'ultima parola, c'è un'invocazione quasi del silenzio. Il silenzio, ecco, credo che sia significativo questo. Il silenzio poi alla fine, detto da uno scrittore che ha usato così tante parole, che ha giocato con così tante parole, con una maestria straordinaria proprio nel modo di usare le parole, di toccarle, di svuotarle e di riempirle, perché poi questo è un grandissimo esercizio che a pochi è consentito. Ecco, questa sottolineatura del silenzio mi pare che sia un po' come se quell'esile filo di seta che dicevo prima, messo nella sala del triclinio dell'imperatore Costantino VII Porfirogenito, si sia rotto. Come se in quel momento il silenzio sia diventato più forte di qualunque tentativo di mettere parola. Però non arrendendosi, perché poi alla fine per dirlo il silenzio lo devi dire e lo devi scrivere. E quindi rimane comunque la parola. Mentre ascoltavo le interessantissime cose che si dicevano prima, forse ve ne siete accorti, non facevo altro che guardare questa foto. E col... Ah, non si sente? Forse adesso meglio? Ecco.
e mi sembrava quasi che la mimica di Malerba cambiasse a seconda delle parole che echeggiavano. Potrebbe essere una definizione della sua poesia, esattamente questo. Guardate, questa fotografia è incredibile, questi occhi puntati, ma una apertura di ingenuità in questo volto. Non è così la sua letteratura. Allora, io appartengo a una generazione che ha conosciuto Malerba, ma ha conosciuto quando era piccolina questa generazione. Insomma, stavamo facendo il liceo, chi lo finiva, chi lo cominciava. E la sua prima opera, La scoperta dell'alfabeto, 1963. E io non l'ho letta nel 1963, per forza di cose l'ho dovuta leggere un po' dopo. E in questo, secondo me questa è una delle cose più belle che lui ha scritto. Però è difficile poi dire più belle, poi dici, però forse anche quell'altra è una delle più belle. Cioè non viene da dire questa è bella, questa è una delle sue più belle, quell'altra è una delle sue più belle, quell'altra ancora è una delle sue più belle. Penso che il suo sguardo resterebbe se mi ascoltassi in questo momento, no? Perché non si può essere più bella di tutto. Il bello, tanto per continuare su questa parola, è che non c'è un'opera che assomiglia all'altra, però uno che conosce Malerba potrebbe scommetterci, se non l'avesse letta quella dopo, che è esattamente la sua. Allora, che cosa voglio dire? Voglio dire che adesso, allora nel 63 eravamo nel pieno, no, degli agoni avanguardistici, gruppo 63, basterebbe la definizione, e naturalmente sappiamo tutti che lui è passato, però secondo me c'è passato più per curiosità che per altro, perché poi non è che assomigli tanto alla letteratura d'avanguardia d'allora. Malerba è Malerba, cioè è uno scrittore che parte con un'operina perché è esile, solo per questo, 1963, che è scritta con una serenità e anche con una limpidità e una leggerezza. Questo esordio sembra una consacrazione. Abbiamo uno scrittore di questo genere. C'è il primo racconto, ammesso che possiamo chiamarli tali. Scusate, ma è grosso il libro e io ci metto un po' a trovare. Eccolo qua. Brevissimo. La scoperta dell'alfabeto, quello che dà il titolo al libro, è di una bellezza assoluta. Un gioiello. Basterebbe citare un passo. Il figlio dei padroni di... Dunque, c'è gente che sta imparando a leggere, praticamente. Il figlio dei padroni diventò amico del vecchio e dopo l'alfabeto scrissero insieme tante parole, corte e lunghe, basse e alte, magre e grasse, come se le figurava Ambanelli. Il vecchio ci mise tanto entusiasmo, se le sognava la notte, parole scritte sui libri, sui muri, sul cielo, grandi e fiammeggianti come l'universo stellato. Certe parole gli piacevano più di altre e cercò di insegnarle anche alla moglie. Poi imparò a legarli insieme e un giorno scrisse Consorzio Agrario Provinciale di Parma. Stupendo. Stupendo. Allora uno che avesse letto questo testo dice sarà sempre così? No. Basta prendere la sua bibliografia. Qui ne è rappresentata soltanto una parte, come sapete bene. E uno si accorge che il secondo libro, Il Serpente, 3 anni dopo, nel 66, è diversissimo dal primo. È quasi il contrario del primo. Però, se uno ha letto il primo, legge pure il secondo, non ha, vabbè, questa è un'impressione personale, dico l'uno, non ha l'impressione che il secondo abbia imboccato un'altra strada rispetto al primo, nel senso che diverga. Ma che, avendo incontrato la prima strada in questo grande repertorio di strade che è il mondo, dopo ne ha incontrato semplicemente un'altra. Cioè, testi diversissimi, ma misteriosamente legati l'uno all'altro. Non è una cosa tanto diffusa nella letteratura, questa. Cioè, che si possa essere diversi e uguali. Uno e tanti. E secondo me, in questi occhi, c'è esattamente la coscienza di tutto questo. Quindi adesso, pur avendo... Questa è autobiografia, ma è funzionale per spiegarmi meglio. Pur avendo
anch'io ho seguito a suo tempo le questioni avanguardistiche, insomma è stato un periodo fervido, sotto certi aspetti anche divertente, no? Le baruffe con Pasolini, c'è un'aria di estremamente frizzante, però questi racconti, che ovviamente io un po' racconti e non racconti, cioè queste opere che ho ripreso in mano per parlarne un pochino con voi, mi ritornano da soli, cioè non li vedo legati all'avanguardia. All'avanguardia erano legati in quegli anni là, ma se li leggo adesso sono legati in questo momento, agli anni di ora. Se li rileggo dico ma l'avanguardia, non l'avanguardia, questa è Malerba che era l'avanguardia per chi lo leggeva in quel momento e stava pensando all'avanguardia. Magari non era l'avanguardia per qualcun altro che magari era la retroguardia in quel momento. Ma adesso racconti e opere tanto diverse e sembra sempre lui qualunque cosa stia facendo, anche se quello che sta facendo in quel momento non sembra quello di prima. Uno dei momenti più struggenti per me è quando si mette a giocare con le parole, no? Allora se guardate questo volto c'è anche un po' di enfant, di bambino, perché con le parole ci giocano i bambini. E quando si pensa a uno scrittore che gioca con le parole, a chi si può pensare se non a Giovanni Pascoli? Ci siamo un pochino anche come ambiente, come luoghi, eccetera, eccetera, no? Pascoli è in gran parte tutta la vita. Il fanciullino che gioca con le parole se l'ha inventato lui. Ma se l'ha inventato lui perché lui ha cominciato subito a giocare con le parole, no? E Pascoli, se uno ci pensa, è stato tante cose. Lo vogliamo, adesso questa è quasi una buttata, vogliamo dire che era un po' Malerba di fine Ottocento. Perché il Pascoli di Merici è il Pascoli di Merici, e gioca con le parole, no? Le fa tintinnare fra di loro, come fa Malerba in qualche altro luogo. Poi c'è il Pascoli dei poemi conviviali, c'è un'idea. Che idea? Pascoli, Pascoli, romagnolo che vive agli inizi del Novecento, perché conviviali sono di quel momento, di ritrovare temi, motivi, pathos della Grecia antica e un pochino anche di Roma. A Roma c'è stato poco, sapete che non funzionava bene. Questi racconti sono il frutto di un'appassionatissima contemplazione della realtà. Naturalmente una contemplazione della realtà, per essere comunicata, deve essere tradotta. Deve essere tradotta in un mezzo, un medium, perché arrivi. E allora lui, di volta in volta, nella scoperta dell'alfabeto, ci ha fatto vedere un mondo contadino. La seconda, ci ha inventato uno strano personaggio che non si sa se esista o non esista, se dica il vero o dica il falso, se è un assassino o non lo è, se ama o non ama, no? Questo non dice che cosa, perché ha fatto il parallelo con Pascoli. No, Pascoli non ha fatto mai questo. Però questo innamorarsi del tema e orchestrarlo con tutte le possibili variazioni della retorica e quindi le parole, la sintassi, ecco, secondo me una cosa che andrebbe fatta è uno studio della sintassi di Malerba. La sintassi è praticamente l'espressione. Quindi, ecco, quello non voglio farla lunga, quello che volevo dirvi è questo: riletto ora, lontano da tutte le cose che erano accadute allora, qualche volta alcuni, no, non con Mauri, che ha scritto un libro bellissimo naturalmente, ma alcuni che litigavano fra di loro per cercare di dire che cos'era, ma era tutto, era quello che diceva quello che diceva quell'altro ancora e quell'altro ancora, ecco. E allora finito il viaggio attraverso questo meridiano che sembrerebbe così grande, mi chiedo, se ne parlavo questi giorni, se non sarebbe il caso di pubblicarne un altro di meridiano. Perché uno non basta. Per uno scrittore così possiamo anche farci un'idea completa di lui, però sarebbe bello vedere come attraversa tanti altri mondi Malerba. La sua prolificità è il frutto di una curiosità infantile naturalmente nel senso bello pascoliano della parola. Guarda come cambia il mondo a seconda di come lo guardi e guarda come cambia a seconda di come lo scrivi. Io vorrei tornare un momento sul rapporto tra Malerba e Orvieto, di cui ci ha già parlato Giuseppe Della Fine, ricordando alcune tappe dell'avvicinamento di Malerba a Orvieto, che sono tappe che riguardano anni
relativamente vicini. Però c'è un punto in cui Malerba si avvicina ad Orvieto e anzi fa sua questa città. E questo punto è la lettura di un poema medievale. Il poema medievale è il Dittamondo di Fazio degli Uberti. Fazio degli Uberti era niente meno che il nipote di Farinata degli Uberti, personaggio che tutti ricordano per averlo incontrato dalla Cintola in su nella Divina Commedia. E anche Fazio era un lettore della Divina Commedia e tenta un po' maldestramente di imitare questo grandissimo poeta del nostro 2-300. Non ci riesce, ma azzecca sicuramente una bella definizione di Orvieto, che è più o meno questa: Urbivieto, una città alta e strana. Ecco, Malerba si identifica a tal punto con Orvieto da pretendere per sé la definizione di scrittore alto e strano. Non è un abuso, diciamo, il suo, ma è proprio una identificazione. Perché Malerba si mette a guardia di Orvieto? Compra una casa che guarda Orvieto e Orvieto la osserva e la tiene, diciamo così, sotto tutela in qualche modo. E questo avviene non soltanto di fatto come persona che guarda la città di Orvieto, ma anche nei libri. Anche nei libri, perché ci sono diversi momenti in cui Orvieto compare e viene scrutinata, no? In qualche modo. Prima Guido ricordava le pietre volanti. Nelle pietre volanti si parla dell'Orvieto di oggi, dell'Orvieto di adesso, e dove questo pittore, che poi ricorda Fabrizio Clerici praticamente, che è autore di questi quadri un po' fantasiosi, dove appunto le pietre volano, e si parla di questo pittore che ha comprato una casa. Qui ci sono un po' di menzogne topografiche, dico, ma non importa, che lui dice appoggio a Rigo, dove invece hanno la casa Adriano Zannino e sua moglie, dicono, e quindi è un'appropriazione indebita, ma gli scrittori possono farlo. In realtà lì si parla molto di un finto castello antico, che poi invece è un castello costruito secondo, diciamo così, moduli antichi, ma estremamente vicino a noi come costruzione, e che si trova appunto nelle alture, nelle colline, vicino ad Orvieto. E a Orvieto si svolgono molte delle azioni che vengono raccontate nelle pietre volanti. Però non era Orvieto moderna che affascina Malerba, era Orvieto medievale. E qui una riflessione che mi viene così, tutte le volte che io penso a Orvieto, penso a questo: se deve essere stato qualcosa di incredibile arrivare ad Orvieto nell'Ottocento, come ci racconta il libro di Dennis, che da poco è stato ripubblicato proprio da Della Fina, cioè arrivarci non dall'autostrada, non con il treno, ma con queste strade bianche, no? Che non c'erano ancora gli asfalti. Pensate, arrivare a Orvieto nell'Ottocento doveva essere un'esperienza incredibile, arrivarci nel Medioevo doveva essere ancora di più incredibile, doveva essere qualcosa di unico. Arrivare a Orvieto quando non c'era ancora il Duomo, quando Orvieto era una piccola città, dico, e c'era San Giovenale, però, no? C'era la parte medievale di Orvieto, che ancora oggi è, per nostra fortuna, ben conservata. E allora Malerba ama molto il Medioevo, e quindi per traslato ama molto una città fortemente medievale come Orvieto. Poi non è che Orvieto sia rimasta com'era nel Medioevo, però è riuscita a conservare molti tratti che erano i tratti proprio della cittadella medievale. Perché Malerba ama il Medioevo? Ma intanto il suo è un amore che si manifesta quasi subito, perché quando Gigi Malerba aveva più o meno 20 anni, gira un film intitolato Donne e soldati, la cui ambientazione è medievale, è assolutamente medievale, è la storia di un assedio, e quindi una storia tipicamente di guerriglia medievale, con la città assediata, gli assedianti e i poveri assediati che naturalmente hanno fame, perché il problema di allora si svolgeva proprio intorno a questi capisaldi della vita umana: la fame, la sete, la necessità di salvarsi la vita, eccetera. Allora il Medioevo da subito diventa un luogo privilegiato dell'azione di Malerba, dell'azione di Malerba come scrittore. Basta ricordare poi tutta la serie di Mille Mosche che
Malerba ha scritto per i ragazzi insieme a Torino Guerra, dove c'è un guerriero spaventapasseri, grosso modo, no? In maniera un po' così, fa il gradasso, ne combina di tutti i colori, e anche lì protagonista è la fame. Il Medioevo, lo si ricordava prima a proposito di Bisanzio, c'è anche il Medioevo bizantino, e lì proprio veramente con lo sguardo di un fanciullo affamato di novità, come poteva ricordare prima Giuseppe Leonelli, e io me lo ricordo quando Gigi Malerba si buttò letteralmente sul Medioevo bizantino perché gli piaceva da pazzi questa realtà e aveva cominciato subito col leggere le cronache di Michele Psello e di altri cronisti dell'epoca che via via venivano pubblicati dalla Fondazione Valla proprio in quegli anni. E poi c'era questa idea, questa trovata meravigliosa, il fuoco greco, cioè una palla infuocata che non si spegneva nemmeno a contatto con l'acqua e sulla quale i secoli hanno mantenuto un segreto costante, che naturalmente impadronirsi all'epoca del fuoco greco significava acquistare una supremazia sulle truppe nemiche, perché si disponeva dell'arma segreta, dell'arma invincibile, no? Tutto questo però avveniva non con la potenzialità delle bombe atomiche, per cui uno schiaccia un bottone qui e muoiono milioni di persone lontano nel mondo. No, cioè, il Medioevo è molto più umano, se vogliamo in alcuni casi anche molto più disumano, però è molto più umano perché tutto avviene in distanze umane. L'assedio, l'inseguimento, il duello, no? Sono tutti corpi a corpi, no? Tutte cose che in realtà poi sono rimaste molto nella nostra cultura, perché se uno ci pensa, anche in Guerre Stellari, poi alla fine i contendenti tirano fuori queste finte spade e incrociano il brando, come si diceva una volta, no? C'è il bisogno di arrivare al corpo a corpo. Non ce ne sarebbe bisogno se uno pensa alle potenzialità di cui è dotato un ordigno come quello del film Guerre Stellari. Però ce n'è bisogno perché una rappresentazione umana ha bisogno di cose umane. E allora il Medioevo è pieno di umanità, è pieno di cose umane. Molto più, diceva Gigi, del Rinascimento, che invece si rappresenta attraverso le case dei signori, i grandi palazzi. Invece le piccole case degli uomini, o uomini, come gli piaceva dire, che poi è un calco in realtà sul dialetto parmigiano, ma gli piaceva usare questa forma accorciata, beh, il Medioevo è a misura d'uomo, è estremamente a misura d'uomo. E la prima cosa che gli uomini manifestano è proprio la fame, è proprio la necessità di mangiare. Poi c'è anche quella di avere dei rapporti umani, quindi amicizia, inimicizia, vedersi, duellare, fare l'amore, dico, ci sono anche queste cose, no? Succedevano anche nel Medioevo. E quindi il Medioevo diventa un terreno privilegiato di molta narrativa di Malerba, perché è un luogo in cui lui si trova estremamente a suo agio. Ed ecco perché si trova a suo agio a Orvieto e vuole in qualche maniera conservare Orvieto anche a costo di litigare con tutta l'apparato comunale e con tutti i tentativi magari di mettere le tapparelle dove ci sono delle finestre di tipo medievale per evitare che ci fosse un cambio, un insulto a quella che era la filologia proprio del Medioevo. E quindi compra una casa davanti a Orvieto che in qualche modo vagamente ricorda la tenuta del Perlaro, dove Gigi Malerba è cresciuto, perché anche il Perlaro è una casa alta sulla collina che domina un paesaggio, no? Di colli così. E quindi c'è un'affinità naturalmente lontana, non è un'affinità reale, perché non c'è davanti Orvieto, davanti al Perlaro, ma c'è l'idea però di una casa in alto che ha davanti a sé un panorama piuttosto vasto. In questo caso da sette camini si vede Orvieto. Intorno a queste terre Malerba ha lavorato molto di fantasia. Se pensate che persino in un racconto ha raccontato una specie di natività cristiana a Porano, no?
inscenata in quella che poi è la casa della tomba degli Escanas, dico lì, e quello ha immaginato una stella cometa che si ferma lì ogni 76 anni e c'è un contadino che si chiama Salvatore, guarda te, e nella stalla c'è un asino e c'è un bue, insomma ci sono tutti gli elementi per far nascere il bambinello. Sì, nacque una bambina, perché ci sono anche dei cambiamenti nella storia e anche nella mitologia. Allora, il Medioevo. Il Medioevo, per esempio, è anche un posto in cui si parla latino, o si parlava latino, no? E allora ecco il grande divertimento del Patafio. Il Patafio che trovate in questo meridiano è una storiaccia medievale, scritta in un latino che non è latino, è un latino corrotto, è un latino che si capisce benissimo, anche se uno non ha frequentato molto il latino. Io ho pensato, perché Malerba ha scelto il latino ed ha scelto di corromperlo in questo modo? Un po' perché ho sempre pensato che il Patafio fosse stato scritto da un ragazzaccio, cioè da qualcuno che avesse proprio la voglia, primo, di dire parolacce, in secondo luogo di scrivere una storia un po' così, no? Ed è una storia di fame, è una storia di assedi, una storia di soprusi e anche di scherzi, di cose di questo genere. E non possiamo dimenticare che il latino per secoli è stata la lingua della Chiesa Cattolica, e quando Malerba aveva scritto il Patafio, la Chiesa aveva tolto di mezzo il latino soltanto da un decennio o poco più. Quindi per chi, come Malerba, che è nato nel 27, aveva avuto una certa educazione, questo latino, soprattutto il latino dei preti, che poi però in bocca al popolo diventava, soprattutto nelle preghiere, un latino storpiato, perché la gente in chiesa pregava latino, ma non capiva assolutamente quello che diceva, perché c'era proprio questa cosa in cui il latino veniva in qualche modo utilizzato e consumato. Ecco, il pasticcio, il pasticciaccio che Gigi Malerba ha fatto nel Patafio è proprio di questo genere, utilizzare una lingua latina degradata, però perfettamente comprensibile, per mettere in piedi quella che è, possiamo dire, un'avventura medievale. Potrei seguitare, ci sono tante altre storie medievali raccontate da Malerba, ce n'è una molto bella che poi è diventata anche un film, ed è la storia di un crociato che, non potendo andare a Gerusalemme, chiede una deroga, e la deroga consiste nel fatto che lui deve fare il giro intorno al suo castello fino a quando non ha praticamente compiuto il numero di chilometri necessari ad arrivare a Gerusalemme, per cui lui fa ogni giorno e ogni notte, nessuno, tutti fanno finta di non vederlo come se non ci fosse, e lui gira intorno al castello fino a che non ha fatto il numero di chilometri necessari ad adempiere al suo voto. È una storia paradossale, molto bella, che è stata poi anche portata sullo schermo. Ecco, il Medioevo, quindi, è è il luogo ideale di Malerba, che non toglie poi ovviamente che molti altri libri di Malerba siano invece perfettamente ambientati nel secolo in cui lui è vissuto, oppure a scelta in una Cina antichissima, dove è andato a frugare anche lì, no? In quello che succedeva nel palazzo degli imperatori. Cosa gli interessava poi in realtà? Da un lato la vita degli uomini, e la vita degli uomini nel Medioevo si vedeva forse proprio nelle sue funzioni, come ho già detto prima, essenziali, cioè quelle appunto del mangiare, dell'avere fame, dell'avere certe necessità. E in questo anche consiste l'amore, l'interesse per la campagna di Malerba, perché in campagna certe cose rimangono uguali nei secoli, rimangono uguali fino all'arrivo delle macchine moderne, la fatica dei contadini è rimasta la stessa che c'era in tantissimi secoli prima. Poi il Medioevo però, rispetto per esempio all'antichità classica, ha anche un vantaggio, e cioè è il momento in cui incomincia, si può dire veramente, l'era moderna, perché è il momento in cui si fanno certe scoperte, in cui per esempio i mulini ad acqua cominciano a funzionare in una certa maniera e quindi ad alleviare il lavoro degli uomini. È il momento in cui, come
ha raccontato in un libro magistrale, Le Goff, nascono le banche e la Chiesa inventa il purgatorio per non mandare all'inferno gli usurai, no? Che è un momento di grandissima inventività, invenzione proprio di quella macchina culturale mirabile che è sempre stata la Chiesa cattolica. Beh, il Medioevo è anche questo, è il momento in cui gli uomini mettono a frutto il loro acume e si inventano cose che poi dopo ci ritroviamo ancora adesso. Le banche, no? Sono ancora lì, anche, soprattutto la Banca Etruria, no? Ci sono, sono cose che ci troviamo ancora vicini. Quindi l'attenzione alla vita degli uomini può essere ambientata nel Medioevo, può naturalmente spostarsi nella contemporaneità e vivere avventure fantastiche, perché è vero quello che diceva Leonelli prima, Malerba scrive dei libri che non sono mai uguali l'uno all'altro, sono sempre libri frutto di invenzioni diverse. Si pensi per esempio al protagonista, dove il membro maschile vola per i cieli di Roma, ma anche per le campagne di Canale, e ne combina di tutti i colori, insemina, no? È proprio una grande inseminazione. Dietro tutto questo c'è anche la grande attenzione di Malerba per la comicità, perché il mondo è comico, anche nella sua profonda tragicità, perché poi assistiamo a cose che sono in realtà tragiche, ma Malerba coglie soprattutto il fondo comico del muoversi degli uomini, del muoversi della gente, di come poi certe cose sono frutto di insensatezza, anche se questa insensatezza non è voluta magari, non c'è una volontà di essere insensati, però noi uomini riusciamo ad essere insensati al nostro massimo grado. Io leggo un capitolo di Salto Mortale, il libro di cui si era parlato in precedenza, ed è proprio anche un libro in cui il personaggio che narra è un Roby Vecchi di nome Giuseppe, detto Giuseppe. Ed è un narratore un po' strano, perché poi non si capisce bene se quello che dice, perché dice e disdice, insomma, cade in contraddizione, a volte mente anche spudoratamente. E però, insomma, lui sostiene di aver trovato un cadavere in mezzo alla campagna, la campagna fra Roma e Latina. E, è anche un tipo un po' paranoico, insomma, è alle prese con dei pensieri suoi ossessivi, sente anche sempre una voce. E quindi il capitolo che io leggo è il terzo, ed è quello in cui lui dice di aver trovato questo cadavere, però è anche uno a cui non è molto simpatica la polizia, e quindi ha un po' lo stesso tipo di atteggiamento che avevano Chaplin e Buster Keaton nei confronti di un poliziotto, va subito da un'altra parte. Quindi quando gli viene in mente la polizia comincia a cambiare anche versione dei fatti rispetto a quello che ha trovato. Leggo quindi questo capitolo terzo. Non ci vedo, è difficile. Era una delle giornate più calde d'Italia. Camminavo al sole in mezzo a un prato, e il prato era deserto, c'era l'erba alta, ogni tanto il piede affondava nei buchi del terreno. Avanti, vai avanti, va bene, vado avanti. Camminavo al sole in mezzo a un prato, avevo le scarpe con la suola leggera, quelle che metto d'estate, cioè delle scarpe di tela. Un po' più in là c'erano le viti e gli ulivi tutti in fila, un cachi, un traliccio dell'alta tensione, un albero di mele. Vai avanti, non ti fermare, va bene, vado avanti, ma cammino lentamente sotto il sole in mezzo a un prato. Mi fanno male i piedi con le scarpe di tela, non è come camminare su una strada, ci sono gli spuntoni dell'erba falciata in primavera, sono duri. Non c'è un filo d'ombra da nessuna parte per ripararsi dal sole. Mi fermerei volentieri per levarmi le scarpe e fumare una sigaretta francese, ma ho bisogno di una pietra per sedermi a fumare. Giuseppe, non si trovano pietre qua intorno. Va bene, posso mettermi a scavare la terra per trovarla. Camminavo in mezzo a un prato, c'era l'erba alta, il ginestrino. Da queste parti il ginestrino cresce meglio del trifoglio e non smagrisce la terra, che è già magra per sua natura. Il ginestrino è meglio del trifoglio e dell'erba medica, per piacere. Avanti, vai avanti, Giuseppe. Va bene, vado avanti. A un tratto ho sentito qualcosa sotto un piede, sarà il tronco di un albero. Strano però, in mezzo a un prato nella pianura di Pavona, dove non ci sono alberi per chilometri e chilometri quadrati,
Se non è il tronco di un albero, sarà qualcosa che gli assomiglia. Mi sono chinato a guardare. Cappa. Era una gamba umana. Non esageriamo, non esagero per nientissimo affatto. E attaccato alla gamba c'era il corpo di un uomo con la gola tagliata, steso sull'erba in mezzo al prato. E allora a questo punto, allora niente, mi sono messo a scappare. Ma perché camminavi in mezzo al prato? Dove andavi? Alla torre medievale del pastore. Giuseppe, carissimo amico, sono 2 anni che il pastore non sta più nella torre medievale. Adesso ci stanno degli americani, l'hanno fatta restaurare e ci vengono a passare i mesi d'estate a metà strada fra Roma e il mare. Sono marito e moglie, hanno 4 bambini. Per quante confusioni uno può fare, non li puoi confondere con un pastore italiano. Beh, si possono fare anche peggiori con un morto fra i piedi, per piacere. Un gatto con un cane con un giornale con un ombrello. Ma dove sono gli ombrelli in mezzo a un prato d'estate con il sole? L'ombrello quando piove. Giuseppe, amico caro, domani ne parleranno tutti i giornali sulla pagina della cronaca nera. E tu lasciali parlare. La gente incomincerà a chiacchierare e tu lasciala chiacchierare. La polizia farà molta confusione e tu lasciala fare. Qualche volta ha confuso l'assassino con l'assassinato. Questa è una cosa che mi piace poco, cioè non mi piace niente. Il primo se ne va a spasso per le strade e il secondo è già lì che cammina dentro la galleria e non sa nemmeno se c'è il buco dall'altra parte, come dice il prete di Pavona dall'altare la domenica mattina. Gli occhi non gli servono più nel buio totale e nemmeno gli occhiali. Sente un gran freddo nelle ossa, si siede sulla rotaia e aspetta il treno. Non gli resta altro da fare. Se sapevo così mi portavo un maglione di lana e una candela per fare un po' di luce con la quale. Giuseppe, caro amico, a questo punto è meglio che ti alzi e riprendi a camminare. Va bene, riprendo a camminare, se tu mi prometti che dall'altra parte ci sono dei giardini fioriti e delle sedie a sdraio e quando arrivo mi trovo in mezzo a tanta gente e passo la vita, cioè la morte, a chiacchierare. Guarda, Giuseppe, che la morte è un gran brutto posto per chiacchierare. Camminavo in mezzo al prato e il prato era deserto, cioè non c'era nessuno. Va bene, anche nel deserto ci può essere qualcuno. Ti faccio un esempio. Nel Sahara ci sono i Tuareghi, i Tebù e ci sono anche gli arabi che vanno in giro con i cammelli, cioè con i dromedari. Poi ci sono le scimmie, i leoni, le iene, gli sciacalli e molti tipi di serpenti e scarafaggi. Lascia stare gli scarafaggi, per la polizia ci vogliono i testimoni. Ho già detto che non ce n'era nessuno. Quante volte te lo devo dire che non c'era nemmeno un cane? Giuseppe, carissimo amico, i testimoni si possono cercare, va bene, ma io non posso andare in Africa a cercarli nel deserto del Sahara. Andateci voi in Africa, io non ci vado a morire nel deserto a farmi mangiare dalle iene. Sono morti quasi tutti quelli che ci sono andati. Vicino alle piste cameriere ci sono centinaia di ossa di cristiani, per piacere. Come se non bastassero le iene e gli sciacalli, il deserto è pieno d'uccelli. Uccelli rapaci, famosi avvoltoi africani. Uno non fa nemmeno in tempo a morire che viene spolpato in un minuto. Andateci voi a farvi spolpare in Africa, nel deserto del Sahara, per cercare i testimoni. Sento qualcosa dentro le manette, devono essere i miei polsi. È meglio tenersi alla larga dalla polizia. Con lei non ci voglio a che fare. Quasi quasi ritorno indietro. Cioè, non ci sono mai passato su quel prato vicino alla torre medievale dove stava il pastore e dove adesso stanno gli americani. È successo qualcosa? Io non ne so niente. Ci sono cose che succedono di notte, altre che succedono di giorno e altre niente. Ci sono quelle che succedono adesso, altre che succederanno nel mese prossimo venturo. Molte sono già successe nel tempo passato, ma molte cose non succederanno mai. Alcune di queste cose potrebbero forse succedere un giorno con un po' di buona volontà. Uno sta lì, aspetta per generazioni e generazioni e invece non succedono. Se si tratta di un delitto è meglio così, ma che razza di cose sono quelle che non succedono mai? Non si sa come fare per saperlo. Ma allora domando, che fine fanno queste cose che non sono mai successe e non succederanno mai? Che posto hanno nella storia? C'è speranza per loro? Voglio dire, a un certo punto finalmente succedono anche loro oppure niente? Ne succedono delle altre al posto di quelle? Qualunque cosa va bene se succede al posto di un delitto, purché non sia una cosa ancora peggiore come un terremoto. Nel 1908 sono morte 30.000 persone nel famoso terremoto di Messina. 30.000 morti non sono pochi, per piacere. In ogni caso, se proprio deve succedere un terremoto, che succeda molto lontano, come quello in Turchia, dove sono morti più di 2.500 turchi, ma qui a Pavona non se ne sono nemmeno accorti. Un delitto invece se ne accorgono tutti, i sospetti, le chiacchiere della gente. La polizia si mette in moto, incomincia con i suoi interrogatori. Io non voglio essere interrogato.
Giuseppe, carissimo amico, in un caso come questo ti conviene scappare. Sono già scappato, ti conviene scappare di più, andare molto lontano. C'è gente che ha attraversato la Russia a forza di scappare, come Napoleone durante la famosa ritirata. Era inverno e nevicava, i soldati morivano per il freddo eppure scappavano lo stesso 40 gradi sotto zero. Li inseguivano i cosacchi a cavallo, non scherziamo. Niente. Non ho niente da raccontare, non camminavo in mezzo al prato e il prato non era deserto, non c'era l'erba alta e ogni tanto il piede non affondava nei buchi del terreno. Avanti, vai avanti, non avevo le scarpe con la suola leggera, cioè non erano scarpe di tela. Un po' più in là non c'erano le viti e gli ulivi tutti in fila, nemmeno un cachi, un tralitto dell'alta tensione, un albero di mele. Non mi facevano male i piedi, per fortuna nel prato non c'erano gli spuntoni dell'erba falciati in primavera, non mi sarei fermato volentieri all'ombra di qualcosa per levarmi le scarpe e fumare una sigaretta francese. Io non fumo, non cercavo una pietra per sedermi, volevo stare in piedi, è inutile insistere, non mi piace stare all'ombra, stateci voi se ci volete stare. Non camminavo in mezzo a un prato, non c'era l'erba alta, cioè era tutto pelato d'estate. Vai avanti Giuseppe, va bene, vado avanti all'indietro. A un tratto non ho sentito qualcosa sotto un piede, non mi sono chinato a guardare. Cappa, per fortuna non era una gamba umana. Attaccato alla gamba non c'era il corpo di un uomo steso sull'erba in mezzo al prato. Non l'ho visto con i miei occhi, era impossibile vederlo perché non c'era. Ma tu dove andavi? Non andavo in nessun posto e per essere precisi non andavo alla torre medievale. Avanti, vai avanti. Naturalmente non mi sono messo a scappare. Allora non hai visto niente. Non ho visto niente. Basta così, puoi andare. Puoi andare, magari. Grazie.